ha mangiato eccolo. Allora, eccoci a pesca. Condizioni belle belle. Belle, belle, belle. Voglio iniziare subito con un deep walker da 50 grammi. Allora, il mare per adesso è così, dovrebbe montare. Quindi il mio piano è sempre quello di regolarmi in base alle condizioni di pesca. È passata esattamente una settimana dall'ultima volta in cui ho pescato nell'ultimo video in cui ero caduto, aspettate, mi metto un po' più basso, e dall'ultimo video in cui ero caduto come un idiota perdendo l'equilibrio. Ancora una volta questo deve fare sempre riflettere e pensare a quanta attenzione dobbiamo mettere quando siamo a pesca, anche se siamo in una situazione come quella che ero io, di assoluta tranquillità in una roccia normale. Mi è mancato il punto d'appoggio, mi è mancato l'equilibrio, sono caduto come un sacco di patate, mi sono fatto male. Una settimana mi fa ancora fare più male, però ho detto oggi a pescare ci vado lo stesso, il mio giorno libero. Comunque vediamo, facciamo sempre attenzione a pesca, adesso vediamo un po' come va. Per me è potenzialmente una giornata dove potrebbe girare un bel pesce. Comunque sono ritornato a metal. Fa ancora male la schiena, oh. Che botta che hai preso! Needle jig da 100 grammi ho messo. Questa volta uno Zebra Glow. Per il momento non mi sembra che questo spot sia particolarmente attivo. Al momento non mi sembra, ma questa è una giornata in cui, dal momento che le condizioni durante il giorno cambieranno radicalmente, potrebbe anche essere che con un cambio netto appunto di condizioni, più schiuma, si avvicini qualcosa a cacciare. Però ho la sensazione che si tratterebbe solo di un passaggio proprio fugace di un predatore. Secondo me non staziona un granché oggi qua. Probabilmente in un altro posto, se dovessi avere la fortuna di cambiare e trovare magari una palla di mangianza, cosa che probabilmente qua secondo me non c'è, come questa sensazione. Come al solito queste sono tutte mie pippone mentali che potrebbero, come no, trovare riscontro. A sto punto voglio provare un needle jig e stavolta uso una colorazione scura, visto che prima ho usato il colore sul bianco, adesso uso qualcosa sul nero. Proviamo a cambiare un pochino le carte in tavola. E poi, dopo lo panettone. E poi, che c'ho la voce da raucedine, manneggia. E poi uso anche un calamarotto. Non c'è un calamarotto, dai. Polipetto, ci metto un polipetto, che poi in realtà è un calamaretto, non è un polipetto. Se proprio uno volesse andare a essere preciso, eh. Voilà, lo abbiamo impolipato. 30 gradi. Thank you.
può dire che c'è. Opla! Ma che bello di però! Grassoccio, eh! Bello grassoccio! Ma che bello di però! Letteratino bello grassoccio sul Needle G da 100 grammi con la razione nuova, quella UV, la scura. Ah, pesciolino simpatico, dai. Allora ragazzi, visto che volevo farmi un carpaccino per stasera, ho deciso di pulire subito quella letterato, che tra l'altro sarà stato 1,5 kg, quindi taglia proprio perfetta per farlo in carpaccino. Se pulito subito e fatto spurgare il sangue, Non è malvagio, è un pesce discreto. Certo non sarà il top dei top, però se vogliamo mangiare un po' di pesce fresco, appunto farlo come lo farò io in carpaccio, lo pulisco subito appena pescato, faccio diciamo un po' un metodo classico alla giapponese, che incido sotto la gola in modo che da far defluire il sangue. E visto che ci sono già e che appunto l'ho pulito, ho controllato il contenuto dello stomaco. Come vi avevo detto, il mio sospetto qual era? Che non ci fosse stata una palla, diciamo, di mangianza di foraggio classico, come appunto il pesce azzurro, che può essere sardina o acciuga. E in qualche modo il contenuto dello stomaco della letterato sembra darmi ragione, almeno per il momento. Poi magari potrebbe avvicinarsi, però per il momento sembra darmi ragione. Perché guardate cosa ci ho trovato dentro: due castagnole. La castagnola è un foraggio, sono quei classici pesciolini marroncini piccoli che stanno vicino, tanto questi li buttiamo, che stanno vicino alle pareti rocciose, e solitamente insomma non è proprio il classico foraggio dei predatori pelagici, come appunto gli alletterati. Di solito si concentrano appunto più su foraggio come acciuga, sardina, sugarelli, però nei momenti appunto di scarsità di altro tipo di foraggio possono fare delle incursioni, come in questo caso. Infatti questo pesce mi ha mangiato molto vicino, molto attaccato alla parete. Si vede che aveva una fame madornale, ha detto: oh, sai cosa c'è? Ci sono le castagnole, e io mi mangio le castagnole. E poi vabbè, poi ho avuto la sfortuna di mangiarsi anche il mio jig. Però questo dà un po' senso alla mia teoria che avevo detto prima, ovvero che appunto al momento qua non ci sono del foraggio piantato di tipo pesce azzurro, e quindi probabilmente un pesce è più una questione di avere la fortuna di trovarlo nel momento in cui entra in caccia. Questo era sicuramente un pesce che era entrato in caccia da pochi minuti, perché come avete potuto vedere le castagnole non erano neanche digerite, erano proprio, l'aveva mangiato probabilmente da una decina di minuti, forse nemmeno. E quindi questo è, insomma, conferma un po' quella che era la mia teoria. Però, come ho detto anche prima, un pesce può entrare, nonostante secondo me non ci sia un foraggio di tipo sardina presente al momento in questo posto. Io credo che appunto per una questione di correnti sia in posti diversi da questo. Però voglio provare ancora un po' prima di andarmene, e tanto dopo dovrebbe salire di nuovo, cioè dovrebbe continuare a salire il mare, non di nuovo, dovrebbe continuare a salire. Per cui vediamo, adesso voglio montare un deep walker, un'ancoretta leggermente spuntatella. Che fare? Ce la farò a sistemarla? Allora, ultimo recupero in questo spot, poi me ne vado. Dovevo andarmene anche prima e avevo già il sospetto di quello che avevo detto a inizio mattinata dopo la letterato. E vabbè, ho voluto provare, ma adesso me ne vado. Basta, chiuso qua.
ho già perso abbastanza tempo in questo spot. Allora ragazzuoli, spot cambiato, ma non voglio starci tanto, mi faccio una mezz'ora. Eccolo. Un pesciotto, ma insomma almeno uno strike. Che di messaggi. Sembrava strano, che non toccavo un po'. Non è quello che tiravo, probabilmente un alletterato. Però insomma, meglio un alletterato oggi con cappotto domani. Meglio un alletterato oggi che un cappotto domani, no? Un alletteratino piccino picciò.